Buongiorno a tutti di nuovo. Oggi la concessionaria Baccanelli ci ha messo a disposizione per un test drive la nuova Evo 4. La nuova Evo 4 è l'evoluzione della precedente DR4. Si tratta di un crossover compatto per le dimensioni di 4,30 m circa, quindi poco più di una Fiat Tipo come lunghezza rialzato, ma con grande spazio all'interno, grande abitabilità. La vettura è declinata con due tipi di alimentazione, quindi unico motore, è un 1.6 aspirato con alimentazione benzina 115 cavalli, con alimentazione GPL 106 cavalli, scusate. Quindi una potenza assolutamente in linea con le concorrenti, un motore non da corsa evidentemente, ma motore che garantisce, come già detto nelle precedenti prove di vettura della gamma Evo, grande affidabilità, costi di gestione contenuti. Tutto ciò che vedete, ripeto, all'interno dell'auto, vale a dire il display da 10,4 pollici, il climatizzatore automatico, il tetto apribile, il volante multifunzione in pelle, l'impianto di entertainment completo, quindi con Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, eccetera, 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 tutto questo è di serie. I sedili, al di là di una forma estetica molto molto bella e anche efficace dal punto di vista contenitivo, sono rivestiti in ecopelle con le cuciture a contrasto che richiamano quelle del volante, le portiere hanno anch'esse il rivestimento in ecopelle con le finiture a contrasto. Ecco, come potete vedere il bagagliaio è di notevoli dimensioni, offre una ottima capacità di carico, con la caratteristica di avere la possibilità di ribaltare frazionatamente i sedili, quindi due terzi, un terzo, e ad avere dunque la possibilità di caricare due persone a bordo, abbattendo poi questa parte del divano e caricare eventualmente ingombri un pochino più lunghi. Come potete vedere, la vettura è dotata di serie anche di una retrocamera posteriore con il drive assist. Il drive assist sono queste righe che ci segnalano la nostra posizione, la posizione del volante ed eventuali ostacoli. Ora, sempre compatibilmente con il codice della strada, affrontiamo un percorso veloce, guidato, che ci consente di mettere un po' sotto pressione la vettura, capirne le caratteristiche, capirne la dinamica, capire come lavora il pacchetto sospensioni e ammortizzatori, capirne la stabilità, la tenuta anche nello stretto. Proviamo. Notiamo che comunque la ripresa è buona, nonostante il motore non sia sovralimentato. Abbiamo anche un ottimo allungo grazie al cambio a 6 rapporti. La tenuta di strada, la stabilità è buona. Ora affrontiamo la rotonda in maniera un po' allegra e vediamo che nei cambi di direzione la vettura è perfettamente stabile, non si scompone, non si muove nonostante il baricentro alto. Dunque, per concludere il nostro test drive, possiamo un po' tirare le somme delle nostre impressioni. La Evo 4 è una vettura di buona qualità, con delle caratteristiche dinamiche all'altezza della situazione, sicuramente in linea con le competitor. È una vettura che ha un motore, come già più volte ribadito, onesto, e nel termine onesto racchiudo l'affidabilità, l'economicità di utilizzo, soprattutto poi nella versione GPL, l'affidabilità,
potenzialmente la durata nel tempo. La dotazione di serie è ricchissima, probabilmente superiore a tutte le rivali del mercato. La frenata, grazie a un buon impianto frenante, direi che è assolutamente soddisfacente. Vi invito presso la concessionaria Baccanelli per un test drive personalizzato dell'auto. La famiglia Baccanelli e i loro collaboratori saranno ben felici di mettersi a disposizione, e così almeno potrete verificare se le mie impressioni di guida corrispondono con le vostre.